Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, insomma buonasera. Quindi salutiamo in tutti gli orari perché queste trasmissioni possono essere poi riviste sia su Facebook che su YouTube, sui miei profili e quindi se non lo vede di notte, praticamente gli diciamo anche buonanotte, insomma, praticamente. Allora, oggi come sapete, come è stato annunciato, è l'ultima puntata. Diciamo della prima serie, poi andiamo in vacanza come le, tutte le trasmissioni che si rispettano. C'è agosto, non ci saremo. So che vi starete già strappando le vesti, insomma, via dicendo. Ma comunque, eccoci qua. E abbiamo fatto questa, questo collegamento appunto per l'ultima puntata con Matteo Fato che è un artista di Pescara che però appunto ha esposto e espone insomma sia in Italia che all'estero in varie situazioni ed è anche docente all'Accademia di Belle Arti di Urbino. Lui è essenzialmente diciamo un pittore. Intendendo il pittore nel senso alto del termine, perché a volte in certi ambienti sembra che dire un artista che è un pittore sembra un po' come una diminuzione, invece la considero una delle forme d'arte più interessanti. E quindi abbiamo come curatore ospite, come sapete, ogni volta abbiamo un ospite curatore, critico. Questa volta abbiamo Stefano Raimondi, che anche voi conoscete, per chi non lo conosce, appunto, è presidente dell'associazione No Profit The Blank a Bergamo, ha fatto varie esperienze, tra cui con me alla Damek di Bergamo, però attualmente diciamo ha anche insegnato all'Accademia di Belle Arti di Verona. Però attualmente diciamo una delle cose che lo impegnano di più è la direzione di Arte Fiera a Verona che ha rivoltato un po' come un calzino e quindi è qui con noi. Poi abbiamo Danilo Sciorilli come sembra alla regia, tra l'altro Danilo Sciorilli ha anche studiato all'Accademia di Urbino con Matteo Fato dove insegna, quindi si ritrovano. E Radio Arte, che sempre come partnership ci segue, quindi si può ascoltare anche in radio questa trasmissione, oltre che seguire su Facebook e poi successivamente vedere la registrazione su YouTube. Tra l'altro vi ricordo che potete scrivere e fare domande, porre domande all'artista soprattutto, insomma, perché questa è una cosa dedicata all'artista e quindi. Niente, allora adesso entriamo nello studio di Matteo Fato, che vediamo insomma nella piccola immagine. Matteo, ci sei? Ecco, Ciao, ciao a tutti. adesso parla perché se parli praticamente Mi sentite? ti sentiamo, ma poi anche e soprattutto Mi vedete bene. vediamo, insomma, no? Benvenuti, benvenuti. Ecco, Benvenuti a allora Pescara. adesso praticamente nel tuo studio di Pescara, no? Sì, Giusto? questo è lo studio che da 2 o 3 anni ho preso, perché l'ho presa nell'occasione della preparazione della mostra alla Pescheria, e poi l'ho deciso di mantenere perché comunque è uno studio più grande che mi dà la possibilità di lavorare al meglio. Poi dopo c'è anche uno studio sopra, che è la casa in realtà, ma che è rimasto anche studio, che magari vi porterò a fare un giro anche lì. Ok, capito. Allora, vediamo un po'. Allora, Matteo, tu sei in questo che consideriamo appunto, come hai detto tu, un nuovo studio. Tu, Stefano, ovviamente intervieni, chiedi insomma quando e come vuoi. E allora, perché insomma intanto hai cambiato studio? Anche se potremmo conoscere già la risposta.
No, in realtà è stato, allora io lo studio che c'è qui, che è un po', ti dicevo, la casa studio ce l'ho dal 2011 ed è sempre stato, io sono sempre stato abituato a lavorare nello studio che è anche casa. Questa cosa dopo alcuni anni è cominciato a diventare un po', come dire, non dico un problema, però era diventata una cosa di cui avevo bisogno, cioè era nata la necessità proprio di uscire da questa condizione, perché diventava troppo sempre, come dire, la vita all'interno del lavoro. E è una cosa che ha funzionato per un certo periodo di tempo, ma poi ho sentito la necessità proprio di dividerle le cose. Ed ho trovato una, come dire, in realtà è stata una cosa buona, è stato un buon cambiamento. Ok, vabbè, è un buon cambiamento, ma cioè in che senso? Cioè Perché, cosa? no, perché sai, soprattutto per la pittura, io vivevo tutto quello che adesso vi farò fare un giro qui nello studio, ma tutto quello che vedrete qui fondamentalmente era all'interno di una casa, quindi in realtà la casa era costantemente invasa dalle cose che fanno parte del mio lavoro, quindi è come se io non trovavo mai uno stacco, cioè mentalmente io non staccavo mai dal lavoro. È una cosa che succede tuttora in realtà, però già soltanto il fatto di uscire da casa ed entrare all'interno di un luogo che è studio, effettivamente solo studio, ecco, questo mi ha portato anche a una modalità di lavoro nuova. Ed è stata una cosa che ho capito fondamentalmente come necessità da esperienze fatte anche in residenze. Questa cosa mi ha fatto capire che c'era questo bisogno ad un certo momento. Ok, quindi allora andate a farci vedere un po' cose che ci fai vedere, cose che noi vediamo, dei Allora, quadri, delle intanto cose qui qui. adesso vi faccio fare magari una panoramica Ok, ci racconti un po' quello Allora, che vediamo. fondamentalmente io adesso qui vi farò vedere, ho tirato fuori lavori di vari periodi, perché normalmente in studio io ho sempre tutto chiuso, cioè non tengo mai dei lavori aperti, visibili, perché è una cosa che mi infastidisce in realtà, cioè vedere i miei lavori costantemente è una cosa che cerco di evitare il più possibile, quindi all'occasione magari succede che tiro fuori delle cose, però normalmente è sempre tutto barricato fondamentalmente, perché non voglio vedere quello che è già successo nel lavoro. Cioè, ma nel senso che perché ti potrebbero influenzare, cioè ti dà fastidio. Sì, è una cosa che ho, anche questo nel tempo, no? Un pochettino l'ho capito. È nata proprio l'esigenza di, in un certo senso, tentare sempre di dimenticarli i lavori fatti. Dimenticarli perché dimenticandoli ho capito che li assorbivo, li capivo. Se invece li tengo costantemente visibili davanti agli occhi è una cosa che un pochettino mi blocca. Anche per il fatto che magari un lavoro diventa un qualcosa che ti accontenta, no? In un certo senso. Quindi io cerco sempre di tenerli distanti, di tenerli chiusi. Ho capito. Vabbè, allora cominciamo a vedere le cose che Guarda, adesso vi lo faccio studio, fare insomma, intanto un come giro. vuoi procedere? Ti chiediamo delle cose Sì, se volete io oppure. vi faccio, parto da farvi vedere ad esempio questo lavoro qui che vedete alle mie spalle, che c'è mio padre che ci aiuta, io gli avevo chiesto un telefono ma lui è arrivato con 3 telecamere. Ecco, bene. Allora, questo E qui, vabbè, perché lui appunto lavora col video, è un regista fagli molto fare un giro bravo. proprio in tutto lo studio, così vedono. Intanto vi faccio vedere, questo qui è lo studio che ormai da 2 o 3 anni è diventato proprio l'effettivo studio dove io lavoro. Quindi vedi tutte quelle cose che ci sono lì chiuse. Normalmente io lavori li ripongo sempre lì. Sono sempre riposti lì, chiusi, imballati, perché è una cosa che proprio non voglio avere davanti agli occhi. Vabbè, ma quindi se uno viene che vuole vedere quei quadri, è tutto
scartare, insomma. Sì, io quando all'occorrenza apro determinati lavori per farli vedere, però non è una cosa, soprattutto quando devo iniziare proprio a lavorare, io assolutamente devo avere tutto chiuso, tutto lontano. Poi a Ma casa ci sono delle cose che in realtà tengo, ma magari per questioni di affezione temporale, cioè determinati lavori che sono stati importanti per dei passaggi in un periodo, ad esempio, li ho sempre appesi a casa, che sono anche quei lavori che non venderò mai perché ci sono troppo legato per vari motivi. vabbè, quindi vuoi dire che tutte queste opere che noi stiamo vedendo adesso, cioè alcune sono in lavorazione probabilmente, no? Questi che Le vedete dietro sono hai aperte per farceli vedere? sì, questi sono tutti opere finite, fatte di diversi periodi che io adesso ho aperto per farveli vedere. Allora, scusa un attimo, ma in realtà, cioè se non fosse appunto come adesso uno studio visit, cioè tu avresti attaccata alla parete o sul cavalletto una sola tela in lavorazione. Avrei attaccato, vedi, queste tele che ci sono qui, sono delle Vabbè, queste tele sono vergini, preparate, diciamo. pronte, no? Per essere lavorate, perché in realtà questa è un'altra fase del mio lavoro molto importante, cioè la preparazione della tela, siccome utilizzo delle colle, cioè, beh, sono delle colle che utilizzano molti pittori ancora oggi, la colla di coniglio, che però richiede una preparazione molto lunga, io poi questa preparazione la porto un po' all'estremo, nel senso che impiego a volte anche un mese per preparare una tela a seconda di come mi serve. Quindi questa qui diciamo che è la fase proprio iniziale. Normalmente quando sto iniziando, queste tele che vedi sono state preparate anche nella dimensione già per dei lavori che so che diventeranno. Vabbè, ho capito, ma quello che ti chiedevo, Sì. se io oggi venivo in studio senza che facciamo il marciapiede dell'arte, Sì. quindi vedevamo solo queste tele, diciamo, vergini su cavalletti, o c'è già un lavoro che stavi lavorando, No, per adesso esempio? non ho dei lavori in. Ah, quindi vedevamo solo tutte le tele impacchettate, alcune di queste tele vergini sul Esatto. cavalletto, quindi facevamo un viaggio a vuoto, nel senso, non vedevamo l'arte del lavoro. Normalmente sì, normalmente Una sì. cosa che avevo sentito in un video che avevo visto, in realtà che ritorna in tante tue interviste, mi sembra che alla fine tu dici che quando l'opera, quando il quadro è finito, è il momento dell'abbandono, cioè c'è sempre, cioè, si trova sempre una sorta di crescita, di organicità, di vitalità dentro le opere che poi giunta a maturazione, in un certo senso non sono più tue, non le senti, cioè come se fossero destinate ad altro. Cioè, mi chiedevo se anche il fatto di non, appunto, di non voler vedere le tue tele fosse un po' legato anche a questo fatto che dal momento che non sono finite, che sono finite, che sono concluse, in un certo senso non sono più tue. Sì, forse anche questo, non ci avevo mai pensato in questo senso, però in realtà probabilmente anche questo, perché dipende forse anche dal fatto che io prima di iniziare in realtà una tela, un lavoro, c'è un periodo molto lungo di, come dire, di pensiero. Io non dipingo tutti i giorni, non sono il pittore che dipinge, anche se sto tutti i giorni in studio. Però non è una pratica di pittura quotidiana, c'è una pratica quotidiana legata proprio al pensiero che c'è prima del fare, perché per me in realtà la realizzazione di un quadro, fra virgolette, è una grande responsabilità, perché comunque si mette al mondo un'immagine, quindi nel momento in cui è finito, forse è per questo che c'è anche un abbandono, perché c'è stato un pensiero talmente lungo, talmente forte, che a un certo punto, quando il lavoro è finito, io devo allontanarlo, devo abbandonarlo per poter pensare ad un altro, fra virgolette, amore, no? Altrimenti si rimane troppo legati a questo sentimento. Chiaro, Quindi. infatti devo dire che una cosa come, appunto approfondito, cioè legato anche come dire, alle casse che usi per, come dire, come dispositivo di contenimento, ma anche come architettura dell'opera,
l'ho sempre vista anche come qualcosa di dei piccoli sarcofagi, cioè delle tombe di riposo, ecco, in un certo senso per le opere. Non so se si può connettere o è una mia visione proprio astratta. No, mi piace in realtà, anzi, fondamentalmente per me questa cosa della cassa ha acquisito nel tempo un valore anche in questo senso, perché per me il lavoro, anche quando è chiuso, assume una sua funzione, come dici tu, quasi di sarcofago. Guarda, ad esempio, questo lavoro qui, questo è uno degli ultimi lavori che ho fatto, un autoritratto. È stato fatto all'interno di una serie di lavori che io definisco florileggio e che faccio solo la notte di Capodanno. Questo è stato fatto a conclusione di questa nottata di pittura che ormai da 4 anni faccio questa cosa, che è una sorta di rito. E questo qui lo vedi come dire, nel suo doppio. In realtà per me il lavoro, quando viene chiuso, questo è il tappo, quando si chiude i lavori quasi si, tra virgolette, si toccano, si baciano, no? Quindi chiuso il lavoro è un altro lavoro, forse anche per quello questa cosa, no? Che il lavoro per me deve essere chiuso, perché nel momento in cui si chiude diventa ancora un altro, acquisisce un'altra modalità anche architettonica. E questo qui l'ho voluto tirare fuori come lavoro perché è diventato un lavoro importante, perché mantiene determinate parti, come dire, determinati dettagli che ho portato avanti nell'ultimo periodo. Questo qui che vedete di fianco, non è altro che lo straccio della pulizia dei pennelli, che nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, è diventato un elemento molto, molto importante. Questo qui invece, al di sotto, è quella che io definivo e definisco la pulizia pennello, cioè è il momento di chiusura effettivo del lavoro che io effettivamente, sia effettivamente ma anche metaforicamente, pulisco il pennello della pittura per poterlo concludere. Quindi questo contiene e mantiene queste due polarità che sono diventate molto importanti negli ultimi anni. Questo Ma quello sopra è un tuo autoritratto? è un autoritratto allo specchio, fatto proprio dal vivo con uno specchio di fianco. Quindi è rovesciato. Senti, ma quella cosa giù invece, la parte sotto, in cui pulisci il pennello, ma è alla tavolozza o è una tavola a È una parte? tela, praticamente la tela quando è stata preparata, io avevo già immaginato che potesse accadere questo e nella preparazione della tela io ho lasciato questa sorta di lingua in più di tela non preparata, però che sbordava. Quindi è una parte integrante proprio della tela stessa, che poi viene bloccata da questi elementi che a volte ricorrono, queste mensole che in realtà reggono fondamentalmente più un riflesso del lavoro che qualcosa di effettivo. Ho capito, ma questa è una cosa che hai fatto solo in questo lavoro o lo fai anche in altri lavori? No, succede in alcuni lavori. Guarda, ti Ah, faccio a vedere. volte. Sì, Ok. succede non perché un lavoro è più importante di un altro, ma perché è come se ad un certo punto ci sono proprio delle cose che accadono nella preparazione, che sento che il lavoro necessita di è come un colore in realtà, sento che il lavoro necessita di queste estensioni, come in questo caso, che questo è proprio uno degli ultimi lavori che ho realizzato, che è stato esposto alla Fondazione Fabbri per la mostra dedicata alla Danae che ha curato Carlo Sala. La mostra si è conclusa circa un mese e mezzo fa. E questo è un lavoro che ancora di più estende questa visibilità, non visibilità in realtà del lavoro, perché questo è un lavoro che in particolare è divenuto molto importante anche per delle riflessioni nate anche durante il lockdown, in un certo senso, perché ho pensato molto a cosa succedeva nel guardare la pittura attraverso, cioè non dal vero fondamentalmente. Questa è una riflessione che è nata anche come ruolo di docente, perché mi trovavo anche a vedere e far vedere delle opere degli studenti non dal vivo, che per me che come dire, porto avanti un laboratorio di grafica d'arte, di incisione, è pressoché utopico poterlo fare, no? E questa cosa mi ha fatto anche molto riflettere, e questo qui è un lavoro che parla anche, oltre che, come dire, del tema principale, che era quello della Danae,
della storia della Dane, ma parla anche di una cosa che a me interessa molto, cioè che è anche quello da cui nasce tutto il ragionamento dell'architettura delle casse, cioè il fatto che per me la pittura non va vista soltanto in maniera frontale, ma ci sono dei movimenti che secondo me davanti ad un quadro a volte bisogna fare, cioè muoversi e guardare la pittura quasi con uno sguardo laterale, non soltanto frontale. E questo è un lavoro che non può essere fotografato in un certo senso, cioè non basta una foto per poterlo vedere, perché ci sono più, vedi, qui all'interno, ad esempio, ritrovi uno straccio della pulizia. Quindi è un lavoro che per essere visto necessita proprio una sorta di girotondo sull'immagine. Ci sono in questo caso tre elementi, però il lavoro rimane in questa semi-apertura, quindi è una visione che non può essere, ripeto, non può essere data da un'immagine solo frontale. Quindi questo è un lavoro che dice tanto di alcuni miei interessi verso la pittura. Ho visto, Matteo, che in alcune di queste non so, costruzioni, se vogliamo chiamarle così, architetture che contengono e fanno anche parte dell'opera, sia a livello anche cromatico, no? Ma anche proprio a livello spaziale. Ho visto che in alcune tue opere ci sono proprio delle, appunto, delle sagome anche molto complesse, proprio come struttura. Cioè, mi chiedevo se è sempre legato al contenuto che hanno all'interno, o se in qualche volta la geometria, diciamo, della cassa su cui poi vai a innestare l'opera è separato dalla geometria del quadro. Sì, no, ci sono state delle occasioni, come ad esempio il lavoro che ho presentato alla Pescheria. Quando la cassa, ti riferisci, sì, quando la cassa prende queste forme che, non, no, che escono dal rettangolo, in realtà quasi sempre queste forme vengono dettate dallo spazio. Cioè, ad esempio, in quello della Pescheria l'opera era su un dodecagono, e questo perché la pianta della Pescheria ha questa forma, quindi in quel caso la cassa andava a richiamare la pianta del luogo in cui è stata esposta per la prima volta, cioè il luogo per cui l'opera è nata. Fondamentalmente succede sempre così, è successo per la Pescheria, è successo per la mostra al Tra a Treviso, in cui c'era un'opera molto grande, un fuoco, in cui la cassa effettivamente riprendeva la piantina. Quando succede questo è perché c'è un rapporto, che in realtà per me c'è sempre un rapporto importante con lo spazio, per cui nasce un lavoro, perché è una delle prime cose in realtà a cui penso quando porto avanti dei progetti legati ad uno spazio specifico. Allora per me è sempre molto importante il rapporto che nasce prima del fare con lo spazio stesso. Beh, si potrebbe dire che è un tipo di pittura, sai, specifica in qualche modo. Normalmente quando uno parla della pittura, sai, specifica, si pensa più a un affresco, a un murales, eccetera. Invece in questo senso prende una nuova visione del lavoro, sai, specifico, insomma, in qualche modo. Senti, qua ci sono delle domande, delle riflessioni, insomma, te ne faccio una alla volta, tu vedi poi, per esempio, prima è arrivato Tonino Bucciarelli che dice: ogni lavoro è un progetto, e poi le opere di Matteo sono lavori che erano in relazione con lo spazio, fanno parte dello spazio che le circonda, un po' quello che avevi detto tu. Non so se vuoi commentare, replicare qualcosa. Sì, no, tra l'altro Tonino è un amico, quindi lo saluto. No, effettivamente la maggior parte dei lavori nasce proprio da questo, cioè nasce da un progetto che, anche se non è, come dire, anche se l'opera non è creata per uno spazio specifico, perché non è fatta già destinata ad andare in un luogo, in una mostra, c'è comunque sempre un rapporto con un altro spazio che è quello della memoria per me, perché anche quella è un'architettura. Come vi raccontavo, io impiego tantissimo tempo a decidere che l'immagine effettivamente che ho incontrato negli anni deve diventare un quadro, come in questo caso, che è una veduta della Bella Addormentata, Giacinto, che conosci bene, che è dalla mia finestra. Sì. Questa, allora, immagine, la Bella Addormentata, per chi non lo sapesse, è il Gran Sasso che si vede dalla parte, diciamo, di Pescara, il profilo del Gran Sasso, insomma, che l'immaginazione popolare chiama la Bella Addormentata, perché appunto sembra una donna
addormentata. Sì, c'è questa sagoma, no? Che richiama effettivamente sì. Proprio in, vederla dal c'è vivo. C'è un seno, poi la testa sì. Sulla destra, ecco. Era praticamente, diciamo che un'immagine di paesaggio che ha fortemente caratterizzato anche l'immaginazione di altri artisti abruzzesi, per esempio come Ettore Spalletti. Certo. Sì, un'immagine talmente forte, però come ti dicevo, io questa immagine la vedo dal mio balcone da 10 anni, però soltanto dopo tutto questo tempo è nata in un certo senso, sì, posso chiamarla esigenza, necessità o priorità, ecco, forse più priorità di in realtà di portarla in pittura. Perché per me la pittura è anche qualcosa che serve a capire il mondo, cioè la pittura, come in realtà le arti visive penso in genere, sono qualcosa che rallentano lo sguardo, rallentano la visione, quindi permettono anche di comprendere, di assorbire, di conservarle le cose. Quindi è un'immagine che io volevo forse in un certo senso conservare, quindi per quello c'è sempre un rapporto con lo spazio, che anche lo spazio non necessita, non per forza lo spazio dove andrà l'opera, ma anche uno spazio personale della memoria. Ancora un paio di domande, riflessioni che sono arrivate. Una allora, è di Francesca Referza, che dice: del primo studio visit con Matteo ricordo, come Matteo ricordo proprio un autoritratto, interessante ritorno della riflessione sulla propria immagine. È vero, me lo ricordo. Ciao Francesca, me lo ricordo, è vero, perché l'autoritratto è stata una cosa che io per tantissimi anni ho portato avanti, soprattutto quando ero studente in Accademia ad Urbino. Io ero ossessionato dall'autoritratto. Era una cosa che era necessario per me attraversare, ma come è successo penso a tantissimi pittori soprattutto. Era diventato un modo per capire, l'ho capito dopo, che in realtà l'autoritratto mi serviva per capire cosa non fare più che cosa fare. Cioè è un mezzo di conoscenza che ti permette di conoscere le tue esigenze. Poi per tanti anni l'ho lasciato, però adesso ciclicamente torna ogni tanto, ogni 2 o 3 anni torna questa, che poi diventa un po' un rituale in un certo senso, quello di riaffrontare l'autoritratto, che poi tante cose in realtà prendono la forma dell'autoritratto. Poi ci sono altre due domande, riflessioni, insomma una riflessione, allora, di Marta Testa, che dice: c'è una piccola base in plexiglass sotto ogni dipinto. Fa parte dell'opera? Forse si riferisce a questi qui a terra. Sì, non lo so. Allora, in realtà non è una base in plexiglass, è una base in specchio. E poi continua, così sempre lei, i collezionisti tengono i dipinti nelle tue teche? Sì, no, in realtà per me l'opera non dovrà mai uscire dalle casse, cioè fondamentalmente queste nascono come casse da trasporto, ma nel momento dell'apertura diventano opera. Fa parte dell'opera proprio. Sì, il lavoro non dovrà mai essere tolto, infatti, ve lo faccio vedere, ma anche la cassa è firmata, perché la cassa in realtà per me è un'opera. Però poi ci sono in alcuni casi come questo, dove c'è solo un coperchio, e in altri casi invece dove diciamo il coperchio è anche c'è anche diciamo come si chiama dei cardini che si apre, come abbiamo visto negli altri casi appesi. Sì, allora, in alcuni casi è singolo, sì, in altri casi il tappo, il coperchio prende una funzione. Ecco, ma scusi un attimo Matteo, prima che così, ma per esempio in questo caso qui e in alcuni altri che abbiamo visto il tappo che ha una funzione di coperchio si apre e rimane attaccato. E ovviamente rimane anche perché contiene un'altra parte di un altro quadro, insomma un'altra parte del lavoro. Ma nei casi di quelli che abbiamo visto a terra, dove il tappo è solo proprio un coperchio che viene svitato e basta, ma in quel caso il coperchio che viene svitato va comunque appeso al muro o invece va appeso diciamo... Guarda, ci sono dei casi in cui il coperchio lo mantengo, altri casi in cui lo lascio, il lavoro lo lascio nella sua semplicità, però comunque è un elemento che è parte integrante del lavoro, è come una specie di certificato che va mantenuto, però questo lavoro qui, ad esempio, questo paesaggio l'avevo esposto in una mostra
a Sassoferrato, la rassegna Salvi. In quel caso il tappo era inserito nel lato destro, attaccato sulla sua cornice, quindi non c'è una modalità, come dire, unica o costante, è una cosa che cambia molto per me a seconda anche dello spazio in cui viene installato il lavoro. Capito. Ok. Allora, cos'è che ci vuoi far vedere ancora? Stavo vedendo quel lavoro lì. Ah, questo volevo farvi vedere perché è una cosa anche legata al territorio. Questo qui è, fa parte anche di una serie di lavori che ciclicamente tornano, cioè l'esperienza del Dapré, cioè di prendere un'opera di un maestro e cercare, perché tanto è sempre un tentativo impossibile, cercare di rielaborarlo. Questo qui nasce da un'opera di Michetti, di Francesco Paolo Michetti, che avevo incontrato 3 anni fa quando ho fatto una mostra alla Fondazione Menegaz a Castelbasso. Avevo partecipato al progetto Sarà presente l'artista con Simone Ciglia. All'interno della collezione Menegaz era conservato questo bellissimo dipinto di Michetti, che era un dipinto piccolissimo, sarà stato 10x10, ma bellissimo. E da allora, dopo 3 anni, io l'anno scorso ho, come dire, ho voluto affrontare questo tentativo del Dapré, che in realtà è come un altro, fa parte di un'altra cosa a cui sono legato, che è quella del concetto del ritratto, che anche il Dapré significa in un certo senso ritrarre un tempo, no? Io ho lavorato molto ultimamente con il ritratto, ho fatto la personale 2 anni fa da monitor a Roma e Pereto proprio sul tema del ritratto, anche proprio sul ritratto su commissione, che mi piaceva l'idea di tentare questa cosa che appartiene a un altro tempo, cioè affrontare il ritratto su commissione, perché il ritratto, come anche il Dapré, che considero allo stesso tempo un ritratto stesso, è una sorta di paesaggio del tempo, no? È un qualcosa che aiuta a definire il profumo di un tempo, come, che è una cosa che negli anni io sono sempre stato interessato proprio allo studio della ritrattistica, perché ti dà l'idea di che cosa in realtà accadeva in un tempo che noi non avremmo potuto conoscere altrimenti, se non attraverso il ritratto, molto spesso. Quindi questo fa parte di un altro ciclo di lavori che porto avanti, che è quello del Dapré, cioè del Dapré d'autore. Ecco, poi comunque hai citato Simone Ciglia, che è collegato con noi da Portland in Oregon. Ah, c'è Simone, ciao Simone! Ecco, e anche lui ti pone una domanda e dice: come è cambiata la disciplina della pittura di Matteo Fate nel nuovo studio? E in generale, che ruolo svolgono gli aspetti disciplinari, parentesi, regole, processi nella sua pratica? È una bella domanda, perché Simone conosce da tanto il lavoro, lo sa che è importante questa cosa. No, è cambiata negli anni tanto, cioè sono cambiate alcune regole, nel senso che per me è sempre stato fondamentale il fatto di darsi delle finestre di limiti, cioè di darsi delle regole o discipline, perché soltanto in quel modo si riesce poi, in un certo senso, dopo averle acquisite, dopo averle fatte proprie, c'è quel momento in cui, no, lo scardinarle, ci si può permettere a un certo punto di scardinarle queste regole per crearle altre. E questa cosa è avvenuta anche nei momenti di cambiamenti di studio, no? Come ti raccontavo, il fatto di spostarsi da quella che è la vita, da quell'intersecare la vita e il lavoro, spostarsi in un luogo in cui non c'è più, questa cosa ti porta a darti delle nuove regole, delle nuove discipline. Questa è una cosa che per me è sempre stata, Simone lo sa, è sempre stato fondamentale, cioè il fatto di avere una sorta di disciplina che regola la vita, perché il lavoro in realtà per me regola la vita, quindi è una disciplina che poi in realtà entra anche nella vita stessa, entra anche in tutti gli aspetti che non riguardano soltanto il fare artistico, ma riguardano anche il vivere. Quindi non a caso anche il fatto di, come dire, io insegno appunto grafica d'arte, quindi tecniche dell'incisione all'Accademia di Urbino. Ecco, l'incisione è un'altra cosa che per me è sempre stata importantissima, perché è una di quelle tecniche, è una delle tecniche più belle che esistono, che ti dà, come dire, necessita
il fatto di seguire determinate regole, che sono anche regole tecniche, ma che poi non rimangono solo tecniche perché diventano anche delle metafore poetiche del lavoro. Però ecco, se tu non segui queste regole non puoi ottenere alcun risultato. Però una volta che tu queste regole le hai fatte tue, le hai acquisite, diventa poi qualcos'altro, cioè diventa, nasce la possibilità di poter scardinare, di poter creare, è un discorso molto semplice ma comunque per me è importante, nasce la possibilità di scardinare queste regole che diventano tecniche per creare proprio un proprio linguaggio, no? Come la questione del saper o non saper disegnare, il disegno, no? Si dice che quando uno è molto bravo a disegnare a un certo punto diventa un limite. Riguarda anche questo, cioè il fatto di superare questo limite, far diventare poi il proprio saper fare, il proprio saper disegnare, il proprio ritrarre il mondo in un certo senso. Questa è una cosa che nasce sempre per me dalla conoscenza delle tecniche. Allora, invece Giovanni Termini Giovanni. Ci riporta la cassa e chiede quando la cassa per la prima volta diventa parte integrante del tuo lavoro. Cosa ti ha spinto a questa riflessione? Un progetto specifico, un'esperienza? Un po', alcune cose l'hai dette, però insomma, beh, quando è la prima volta che intanto, quando è la prima volta che avviene questa cosa? Negli anni, non mi ricordo, più o meno. Allora, ciao Gio. Insomma, senza la domanda di Giovanni Termine, quando, come e perché insomma succede questa cosa della cassa, no? Perché immaginiamo che tu prima dipingessi, facessi dei quadri sulla tela e basta, no? A un certo punto, che succede? Quando? Perché? Allora, sì, e in realtà c'è proprio un qualcosa che è legato a come dire, non dico un avvenimento, ma a un percorso. Io nel 2012 stavo preparando la personale che ho fatto da Jerome Zodo a Milano. Quella mostra per me è stata importante perché era la prima volta che io mi ritrovavo a confrontarmi con il fare effettivamente pittura dopo un periodo di tempo in cui avevo lasciato volutamente la pittura. Io per alcuni anni, questo è legato anche a tante cose, al fatto che io avevo iniziato a lavorare già dal primo anno d'accademia, io ho iniziato a lavorare con il nostro caro Cesare, avevo fatto la prima personale. Cesare, caro Cesare, Cesare Manzo. Cesare Manzo, sì, io ormai grande Cesare Manzo, avevo fatto la prima personale da lui nel secondo anno d'accademia, quindi ho avuto la fortuna, che però, come dire, fortuna, ma la metto fra virgolette, nel senso che è stata una fortuna che però, pensandoci dopo, per me probabilmente è stato troppo presto, cioè ci sono dei tempi che in un certo senso vanno rispettati. Non ero forse pronto, quello lì era ancora un lavoro, di studio, era ancora qualcosa di non completamente maturo per me. Questo l'ho capito dopo tanti anni. Quindi questa cosa, questo espormi così presto, mi ha portato a riflettere molto sul lavoro. Io per un determinato periodo di tempo avevo proprio smesso di dipingere e ho lavorato tanto appunto con l'incisione, c'è stato un periodo in cui ho lavorato molto con il disegno, la pittura cinese, calligrafica. Io per 6 anni ho fatto un ciclo di lavori legati solo alla china su carta che nascevano proprio da questo studio di bilico fra l'immagine e la parola che per me resta tuttora molto importante. E quindi c'è stato questo periodo in cui ho fatto questa esperienza, ho lavorato poi a un certo punto molto con l'installazione, con la scultura, proprio con tutto ciò che veniva pensato per uno spazio specifico. E questo, tutto questo nasceva proprio dall'esperienza della pittura su carta legata appunto alla tradizione, perché lì c'era un fare attraverso il vuoto. Quindi era ancora più importante la scelta di cosa tu non facevi, la scelta di quello che tu non toccavi. E quello mi ha portato poi a espandere, come dire, mi ha portato alla necessità di far invadere anche lo spazio dal pensiero della pittura, perché tutte queste sono estensioni che per me comunque hanno a che fare con la visione del quadro, cioè che sono dei punti di posizione per guardare soprattutto la cosa più importante che è l'opera. Quindi questa mostra che io stavo preparando nasceva con questi presupposti, ma avevo ripreso appunto la pittura effettivamente. E io ho iniziato la preparazione, a un certo punto era nata la necessità per esigenze di trasporto, per esigenze legate a dei lavori in particolare che erano molto fragili, per la prima volta
mi metto a costruire le casse. Questa è una cosa che è legata anche al mio, no, la mia ossessione di dover fare tutto io da solo, la maggior parte delle volte. Quindi mi metto a fare queste casse e capisco, nel momento in cui comincio a inserire questi lavori nelle casse, che non era soltanto un oggetto per l'arrivo ad un luogo, ma per me rappresentava anche un oggetto per un arrivo ad un pensiero. Quindi nel momento in cui l'opera entrava nella cassa dallo studio, io non riuscivo, è nato così, non sono più riuscito a toglierlo dalla cassa, perché per me aveva acquisito una sua architettura. E questa cosa è nata molto anche da un pensiero dello studio, ad esempio, di Morandi, il tavolo di Morandi, dove lui poggiava le bottiglie per la pittura, e queste bottiglie ogni volta venivano segnate, no? Quindi rimane questa memoria di tutti gli oggetti che sono stati posati. Quello è stata un'altra riflessione per me importantissima, perché anche la posizione delle opere nello spazio è qualcosa che ha a che fare proprio con l'immagine del quadro che rimane all'interno di questa architettura stessa. Quindi diciamo che è nato così. Poi piano piano questa cosa però ha preso sempre più importanza. Molto spesso addirittura il lavoro io lo inserisco nella cassa, ormai quasi sempre in realtà, ma viene dipinto già nella cassa, quindi non viene messo dopo, ma la tela viene messa nella cassa e lo dipingo già all'interno del lavoro. Questa è più una cosa che serve a me per mantenere, non solo metaforicamente ma anche realmente, anche l'odore di ciò che accade nello studio. Ok, ancora una domanda da Simone Camerlengo. Grande, Simone. Che chiede una cosa che mi ha colpito, su cui rifletto ancora dopo anni, è il tuo rapporto con la saturazione del colore. E poi sono curioso sul primo lavoro che hai fatto vedere, il ritratto. Potresti approfondire rispetto alle pulizie del pennello maestro? Grande Simone. Ma è l'autoritratto. Allora, la saturazione del colore, io, allora, ho avuto sempre un... intanto salutiamo Simone che sta a Genova. Ho avuto sempre un rapporto particolare con il colore, nel senso... Allora, io quando ho iniziato a... fin da piccolo ho sempre disegnato come qualcosa che mi aiutava a capire le cose, io ero molto anche timido da piccolo, è una cosa che mi ha sempre aiutato a capirmi. Ma io, fino a quando non sono arrivato al primo anno in accademia, avevo una paura proprio tremenda del colore, nel senso che io lavoravo soltanto proprio in bianco e nero, era una cosa che mi spaventava. Forse da lì poi è arrivata dopo il ritorno al bianco e nero con la pittura cinese. Quindi per me il rapporto con il colore è sempre stato un rapporto molto, molto personale, che riguarda quello che inconsciamente, perché tanto è una cosa inevitabile, anche qualcosa che accade nella vita. La saturazione io penso che sia dettata da un'esigenza del tempo in cui il lavoro viene fatto, soprattutto quando questi che vedi a terra, ad esempio, sono dei paesaggi fatti dal vero, che è un'altra cosa che per me è fondamentale, cioè ciclicamente il fatto di confrontarsi con la pittura dal vero, come anche nell'autoritratto di cui parlava Simone, perché fondamentalmente è un autoritratto dal vero, quindi è ancora, no, l'autoritratto dal vero è come se fosse due volte reale, due volte vero. La saturazione viene da questo, fondamentalmente viene da una necessità di alterare lo stato della visione del reale, ma è una cosa a cui non ho, come dire, non è premeditata, è una cosa che avviene nel momento in cui il lavoro viene pensato, nell'attimo prima in cui inizio a dipingere capisco questa cosa del colore, anche se magari i colori li preparo perché ho una memoria di quello che potrebbe servirmi, ma poi fondamentalmente è una cosa che non può essere programmatica, è una cosa che nasce a seconda dell'esigenza di ogni immagine. Beh, diciamo intanto che un autoritratto dal vero è, cioè, una definizione paradossale, perché un autoritratto dal vero non può esistere, perché comunque c'è una mediazione o fatta dallo specchio, dal riflesso dello specchio, come nel tuo caso, e quindi non è davvero il riflesso dello specchio, oppure sì, fatta a memoria, sì, oppure fatta a memoria, ma questo non riguarda te in generale. No, in generale effettivamente è un paradosso, no? Perché comunque
è comunque un'immagine filtrata, che poi è anche una cosa è particolare, perché sai, una volta ad esempio quando si facevano i ritratti si guardavano allo specchio per capire i difetti, no? Allora il lavoro veniva visto allo specchio per capire se un ritratto era, aveva dei difetti proprio di composizione disegnativa, quindi guardare un'immagine allo specchio per ridipingerla è paradossale effettivamente, quindi è vera questa cosa. Poi c'è una domanda da uno che si chiama Davide Giorgini. Davide è mio studente, ciao Davide. Ah, ok. Che chiede, è mai nato un lavoro o un processo che ha portato alla creazione di un dipinto, no, di un dialogo fra un dipinto e una grafica? Sì, 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 molto spesso in realtà, anzi, la grafica a volte... Allora, con la grafica c'è sempre stato un, come dire, in un certo senso un dilemma non risolto, chiamiamolo così, nel senso che c'è stato un periodo in cui la grafica per me era qualcosa che mi serviva come momento di riflessione per pensare a cosa dipingere, no? La grafica era il momento prima di dipingere, diventava lo studio, cioè invece del disegno avevo la necessità di utilizzare la grafica per pensare ad un quadro. E questo voleva dire tanto, perché comunque fare una grafica è completamente diverso, no? Chi fa incisione lo sa, l'incisione è qualcosa che a volte ha anche più a che fare con una manualità scultorea per tutti i processi che devi affrontare. E invece è successo a volte che la grafica è diventata qualcosa che nasce dopo per capire il quadro. Quindi è una cosa che è sempre stata, non era una linea continua, però questa è anche una cosa, penso, necessaria, perché la grafica ha una sua personalità talmente forte che non può essere utilizzata né solo in un modo né solo in un altro. Lì, ad esempio, vi faccio vedere, c'ho una, parlando no, di incisione, questa qui è una lastra, per un lavoro che è stato fatto quando ho fatto la personale dal Palazzo Ducale ad Urbino nel 2018, avevo fatto questa lastra di grande formato, è un rame che poi ovviamente è stato, adesso no, la stampa non ce l'ho qui perché è in mostra all'Arca di Teramo, c'è una mostra sulla grafica contemporanea curata da Umberto Palestini e questa stampa è lì, però questo è un esempio di una grafica di grande formato che parla, in realtà questa è stata una delle prime in cui ho affrontato questa questione di cui ti parlavo prima del florileggio, che è legato anche alla pulizia a pennello. Il florileggio, per farvi un esempio, allora, questo qui, questo è un florileggio del 2019, che fa parte di questa serie di lavori che io realizzo soltanto nella notte di Capodanno, e che vengono definiti florileggi, hanno una numerazione negli anni che ho fatto. Florileggio perché? Perché florileggio è un termine che si utilizza molto in musica, in letteratura, e serve a definire una raccolta di opere importanti, una sorta di, si potrebbe tradurre come antologia, come parola. E per me florileggio è proprio questo, cioè viene fatto effettivamente la notte di Capodanno perché in quel momento lo si sceglie come momento di ripensare a tutto quello che è accaduto. Quindi è un lavoro che per adesso sono 4 anni che lo faccio, adesso non so quando finirà o se finirà, però sono stati dei momenti molto importanti perché ogni volta che, che affrontavo questa questione del florileggio, quindi di ripensare a tutte le immagini che ho visto, non sono degli astratti, sono come delle raccolte di immagini, quindi l'immagine scompare. Ogni volta però è servito molto per capire quello che è successo e quello che in realtà potrebbe succedere. Questo è uno dei più recenti, questo invece è uno dei primi, in cui c'è appunto questa doppia esistenza, come dicevi prima, Giacinto, in cui il tappo effettivamente no, continua. Non ci vede, ecco, adesso lo vediamo. Questo è un florileggio che è fatto da due elementi indivisibili. E qui, questo è stato uno dei primi anni in cui l'ho realizzato. Scusa, ti volevo chiedere. Ma quindi vuol dire che tu, cioè, lo fai dove questa cosa? Perché te lo faccio la notte di Capodanno, quindi stai sempre in studio la notte di Capodanno?
Sì, sono 4 anni che lo faccio. Inizio dalle 6 di pomeriggio fino alle 6 di mattina, più o meno. È una cosa ok. Che... Ma sì. Quindi questo cosa comporta? Che praticamente se uno ti invita la notte capodanno a una festa, che ne so, in un'altra città, in un'altra parte, tu non ci vai perché devi fare questo lavoro? Sì, per adesso ho scelto di fare questa cosa. Ah, ok. No, 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 vabbè. No, no, ma lo so che un po', no. Cioè, può sembrare, no, una cosa, però in realtà... No, no, ma no, 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 non lo dicevo che può sembrare una cosa... C'è una necessità dell'arte, è giusto così. Ecco, c'è un'altra domanda che è arrivata, e poi, vabbè, tu, Stefano, sempre quando vuoi intervieni, da Walter Bortolossi, che è un artista, sono arrivato da poco e non so se qualcuno ha già chiesto, il dipinto scatolato ovviamente... richiamo l'imballaggio della spedizione. Quando questo indica una tua volontà di non farsi bloccare in un luogo culturalmente specifico? Allora, sì, in realtà... Cioè, intanto diciamo che questo argomento è stato già molto trattato durante il corso appunto della trasmissione, però appunto, ecco, così ti senti di aggiungere alla domanda di Bortolossi. Ma no, sì, in realtà è legato, probabilmente è legato anche a questo, perché comunque si parla di un'architettura che si muove, quindi probabilmente è legato anche a questa questione di questa domanda, cioè c'è sempre un trasporto anche di una memoria di un luogo, quindi a me interessa molto anche il fatto che rimanga legata una memoria dello studio, cioè una memoria di dove il lavoro è stato realizzato, probabilmente è legato anche a questo. Beh, c'è anche da dire che questa cosa appunto non è stata detta, che storicamente, diciamo, questo tipo di, adesso qui ha assunto, abbiamo opere di piccole dimensioni, ma anche di grande dimensione, perché tutte le tue opere, da quella data in poi che ci hai detto, hanno assunto questa forma di avere, diciamo, la cassa, no? Però appunto nel passato c'erano appunto le opere da viaggio, che erano essenzialmente di tipo religioso, che erano gli altari da viaggio, ed erano delle opere che portavano soprattutto in viaggio gli altri prelati, tipo i vescovi, così via, che quando viaggiavano si fermavano e poi aprivano questa scatola, diciamo, che poi non era appunto una semplice scatola come la scatola da imballaggio, tra virgolette, che tu utilizzi, ma erano anche decorate esternamente, anche impreziosite con argenti, insomma, con bassorilievi, insomma, sbalzi vari, e anche in alcuni casi con pietre preziose, insomma, semipreziose, insomma, e così via, che poi la apriva per appunto dire messa, recitare le preghiere, insomma, e così via. Va bene, allora, dunque, siamo praticamente... Scusa Gian, volevo legarmi un pochino a questo, nel senso che oltre a questo dispositivo della cassa, un'altra cosa che vedo nel tuo studio, che torna, mi sembra, diverse volte nei tuoi lavori anche a dimensioni diverse, è quella proprio del cavalletto, nel senso che anche il cavalletto diventa poi un dispositivo per alcune opere. L'ho visto Cavalletti, che è installato in un parco all'aperto, in una mostra, se non sbaglio, da Michele Arizzo, Venezia, che c'era un cavalletto gigante. Volevo chiederti un pochino, come dire, la morbosità che puoi avere verso questo oggetto, se c'è un tipo di fascinazione legato alla tecnica pittorica o da cosa deriva, ecco. No, no, assolutamente, Stefano, è un oggetto che mi porto avanti da tantissimi anni, ma sai, nella memoria generale o collettiva, il cavalletto comunque, anche nella questione che riguarda la pittura dal vero, no? Il cavalletto è il mezzo che il pittore utilizza per guardare il mondo, è come un occhiale fondamentalmente, no? Perché nel momento in cui tu ti trovi a lavorare, no, la pittura di paesaggio all'aperto, che per me è importantissima, perché fondamentalmente ti aiuta a dipingere dal vero il paesaggio, significa tentare di capire il proprio tempo, significa tentare di guardare attraverso
il buio del tempo, come diceva Agamben. Quindi il cavalletto è anche questo, è una sorta di, come dire, si potrebbe definire una sorta di orizzonte degli eventi della pittura per me, cioè un qualcosa che aiuta a guardare attraverso quel buco nero di cui non riusciamo a vedere. Per quello il cavalletto è un qualcosa che è sempre stata una costante di, ha preso tante forme, ha preso delle forme scultoree, ha preso delle forme in cui c'era solo il cavalletto e non c'era la pittura. Qui ad esempio vi faccio vedere, c'ho un prototipo, questo qui che vedete è il prototipo della scultura che è stata installata a Pescasseroli per Arte Parco, che è un progetto che porta avanti Parete Vitale. Nella prima edizione nel 2019 mi aveva invitato a partecipare e sono stati installati tre cavalletti all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo e sono lì in permanenza. Lui ogni anno porta avanti questo progetto, adesso ci sarà a fine luglio, il prossimo artista sarà Sissi, e all'interno del parco sono stati esposti questi tre cavalletti, così come li vedete, vuoti. Adesso questo qui è un altro pezzo del lavoro, ma sono i prototipi, messi in circolo e nella posizione che guarda i cavalletti, che in realtà non fanno altro che inquadrare il paesaggio, quello che io avrei voluto dipingere, ma che non ho voluto dipingere, c'è una seduta nel parco con questa, con questo testo inciso, e questo è un testo di Gianni Carrera, che con Gianni ormai c'è una collaborazione da tanti anni strettissima. Per ogni opera, per ogni personale, nasce sempre questa collaborazione in cui lui realizza un testo che non è un testo che parla del mio lavoro, è un testo che parla di tutto ciò che è successo nell'immagine, nella visione che ha portato a quel lavoro lì. Noi facciamo sempre queste esperienze, io gli chiedo un testo e per ogni progetto facciamo questi poster che vengono regalati al pubblico, in cui c'è un disegno che diciamo normalmente il primo disegno che nasce per il progetto e poi un suo testo che nelle versioni originali Ci non puoi c'è. leggere una frase di quel testo per capire appunto anche il tenore? Vi leggo questo qui di Arte Parco. Sì, certo. Allora, come tutto il mondo in un angelo è totalmente angelico, così tutto il mondo in un dipinto è totalmente pittorico. Questa fa anche parte di un lavoro che poi abbiamo fatto per le copertine. C'è stato questo progetto fatto da Valentina Ciarallo in cui avevano chiesto di realizzare delle copertine per Vogue. Da questo pensiero poi io e Gianni abbiamo deciso insieme una frase da scrivere sulla copertina che derivava proprio dal pensiero di questo progetto, che è la pittura precede la natura. Quindi diciamo i suoi testi sono sempre legati a questa visione di un altro mondo, no? Di un mondo quasi angelico. In questo caso si parla proprio di come il mondo addirittura può essere visto veramente soltanto attraverso la pittura, non solo, non attraverso la vita reale, ma attraverso la vita dipinta, perché quella è la visione effettivamente dell'uomo attraverso cui gli angeli possono capire l'umanità. È una visione molto, molto bella e molto poetica quella che cita Gianni. Quindi questo per dire è uno degli avvenimenti che hanno portato questa, come dire, questa espansione di questo oggetto del cavalletto, che fra l'altro è sempre lo stesso ed è il cavalletto che io, c'è tutta una storia legata. Io la prima volta che ho fatto questi cavalletti è stato nel 2011 perché ho fatto una mostra a Urbino, nella Casa Raffaello, e il primo cavalletto nasce perché quando io andai a fare il sopralluogo, c'era il custode che mi faceva vedere un cavalletto vecchio, ma non così vecchio, e mi diceva che era il cavalletto di Raffaello. Però era una bella, come dire, era una bella invenzione che però a me aveva colpito. E in quel caso io avevo rifatto un cavalletto ricordando a memoria quel cavalletto lì, senza prendere foto o misure. Quindi è sempre lo stesso che poi in realtà ritorna come formalità dell'oggetto. Però sì, mi ossessiona tuttora in realtà questa cosa del cavalletto. E un'altra cosa che ti volevo chiedere è legata invece ai titoli delle opere, che se non sbaglio sono sempre o spesso messi tra parentesi. E mi incuriosiva, nel senso che poi cioè il termine parentesi vuol dire, cioè un simbolo,
appunto un simbolo grafico che contiene un altro contenuto, cioè quando tu poi parlavi, io lo abbino anche questa, quando tu parlavi della calligrafia cinese, cioè alla fine della parentesi è una sorta di ideogramma in un certo senso, no? E mi Sì, incuriosiva sapere come mai. assolutamente, è una cosa per me, la questione dei titoli poi è un'altra cosa per me importantissima, però questa cosa dei segni della punteggiatura nasce proprio da quel periodo di studio della pittura cinese, perché in quel momento la ricerca di quel limite della rappresentazione, che appunto è dato da questo incrocio, no? Questo legame, questo bacio impossibile fra l'immagine e la parola. I segni della punteggiatura, e questo lo rubo a al grande Wittgenstein, che ho studiato per tanti anni e che ancora mi ossessiona. Lui diceva che i segni della Vero. punteggiatura sono dei simboli che servono a rallentare la lettura di un linguaggio. E poi aggiungeva: perché io voglio essere letto lentamente come leggo io stesso. Quindi in realtà è proprio come dici tu, cioè sono dei simboli che per me sono importanti per fermare lo sguardo nella lettura. E poi sono anche un qualcosa che, come fa la cassa, contiene la parola in una dimensione diversa. La parentesi è una cosa per me potentissima in realtà del linguaggio. Bene, ma allora noi siamo praticamente, abbiamo trascorso l'ora dedicata e abbiamo appunto visto delle opere molto interessanti, non ci sono più domande da parte delle altre persone che stanno ascoltando. In realtà abbiamo avuto una serata molto, molto intensa con tante domande, abbiamo visto tante opere interessanti, uno studio appunto bellissimo. E quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa che ti preme particolarmente, che non abbiamo chiesto, che non. No, no, sono state fatte. Intanto ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito, Simone, Giovanni, l'altro Simone dall'America, Tonino, che insomma è stato bello poter dialogare anche con le loro domande, che sono state domande belle perché di amici che conoscono il lavoro, anche le altre, però si sente, no, quando viene una domanda che ti aiuta a poter parlare. Quindi li ringrazio per averci seguito e grazie Giacinto a te, a Stefano, anche per tutti i vostri interventi che mi hanno aiutato. In un certo senso sono nate anche delle cose dalle vostre domande che magari non mi ero mai chiesto prima e che magari non mi sarei mai potuto chiedere. Quindi queste occasioni sono sempre importanti per me. Bene, allora niente, ti ringraziamo tanto Matteo, ringraziamo anche Giovanni che ha fatto una regia bellissima con Facciamolo vedere, aspetta, vediamo se con ce la delle fa. inquadrature molto, molto belle, insomma, con dei Eccolo. mezzi professionali. E ciao, grazie Giovanni Fato, papà di Matteo, grazie a Stefano Raimondi per Grazie, grazie la partecipazione. A Danilo Sciorilli, Matteo. Grazie Stefano, Gianmartino grazie a tutti. e a Radio Arte, Martina di Scuola Fusi, Federico Fusi. E salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito questa volta e anche nelle altre volte, a cui diamo appuntamento a settembre. Riprenderemo, diciamo, le trasmissioni del Marciapiede dell'Arte a lunedì, sempre di lunedì, sempre alle ore 18. Lunedì 13 settembre. Grazie, arrivederci a tutti. Ciao a Buone tutti, anche vacanze, ciao. a voi, ciao, a presto.